In prima cosa oggi voglio diciamo sistemare un po' di pendenze che ci sono su alcune dimostrazioni. In particolare voglio dimostrare la regola di Cramer, per prima cosa. Prima però di dimostrare la regola di Cramer, insisto sul sottolineare un concetto che abbiamo già evidenziato, però come dire, ripetita aiuta. Cioè, ripetiamo un attimo le proprietà del determinante. Io ho una matrice quadrata A, ok? Allora, vi ricordo che il determinante è una funzione lineare delle righe e delle colonne. Quindi se io scrivo A, la matrice A, come diciamo, la riga A1, la riga AN, supponiamo che di avere che la riga A1 sia uguale alla somma di due righe, a primo 1 più a secondo 1. Allora, il determinante della matrice A, cioè il determinante della matrice che ha per righe A1, A2, AN, è uguale al determinante di A'1, A2, AN più il determinante di A secondo 1, A2, AN. E come vedete, questo l'ho fatto sulla prima riga, ma lo posso fare su una qualunque riga. Semplicemente il farlo sulla prima riga mi aiutava nella scrittura. No, perché altrimenti avrei dovuto evidenziare la prima riga, l'ultima riga, la iesima riga, la i-unesima riga e la i-unesima riga. Quindi, invece di evidenziarne solo tre, ne dovevo evidenziare cinque. Comunque vedete che le righe non interessate rimangono costanti. Cioè la riga dalla seconda alla ennesima sono le stesse qua, le stesse qua, le stesse qua. Semplicemente questa riga è la somma di queste due righe. E allora il determinante di questa matrice è la somma dei determinanti di queste due matrici qua. E questo qua, se vi ricordate, l'abbiamo già detto, lo ripetiamo, e viene direttamente dalle formule di Laplace. Prima o poi dimostreremo anche le formule di Laplace. Le formule di Laplace non le abbiamo dimostrate, ma prima o poi le faremo. Ok? Così come, se invece adesso scrivo A1 uguale lambda volte A'1, allora il lambda si porta fuori dal determinante. Cioè se prendo una riga e la moltiplico per lambda, solo una riga, allora quando vado a fare il determinante della matrice che ottengo, questo sarà lambda volte determinante della matrice che avevo prima. Ok? Un'altra proprietà del determinante è che il determinante era una funzione alternante delle righe, cioè se io scambiavo due righe, il determinante cambiava. Sì, questo è più facile, non c'è bisogno neanche di scrivere, insomma, sì, rimane più impressa. Ok, volevo sottolineare questa cosa. Facciamo un piccolo controllo per vedere se avete capito. Allora, se io prendo una matrice, per esempio 2x2,
Quanto fa il determinante di questa matrice? Uguale, meno 6. Moltiplichiamo. Facciamo per esempio 3, 6, 9, meno 3. Quanto fa il determinante di B? Senza calcolare. Quanto dovrebbe fare? 3 per determinante. No. No, non 3. Ma? 9. 9, cioè meno 63. Infatti se fate meno 9, meno 54, meno 63. Perché io ho moltiplicato due righe, allora moltiplicare due righe significa moltiplicare prima una e poi l'altra. Allora, se qua per esempio invece di 3 e 6 ci metto 5 e 10, adesso determinante quanto fa? 3 per 5, 15 per il determinante di prima, cioè meno 105. Infatti se andate a fare il punto, meno 15, meno 90, meno 105. Perché stavolta ho moltiplicato una riga per 5 e l'altra riga per 3. Ovviamente l'operazione di moltiplicare una riga per una costante si può fare in sequenza. Cioè se moltiplico due righe per due costanti diverse, posso moltiplicare prima l'una e poi l'altra. Quindi applicando due volte quello che abbiamo detto prima, il determinante prima viene moltiplicato per 5, quando qua ci metto 5 e 10. E poi viene moltiplicato ancora per 3, quando qua al posto di 3 e meno 1 ci metto 9 e meno 3. Quindi ricordatevi che ogni lambda su ogni riga, diciamo, che va a moltiplicare la riga stessa, mi porta fuori un lambda nel determinante. Va bene? È chiaro adesso? Benissimo. Lo stesso discorso si può fare sulle colonne. Anche il determinante della funzione lineare anche delle colonne. Ovviamente le formule di Laplace ci sono sia per le righe che per le colonne. Bene. Allora, detto questo, io vi ricordo la regola di Cramer. Allora, la situazione era questa qui. Io avevo un sistema quadrato, di n equazioni, cioè in n incognite. Il mio sistema era A11 x con 1 più più sistema ovviamente lineare nelle incognite uguale b con 1 fino ad arrivare all'ultima equazione, era a1n x con 1 più più ann x con n uguale b con n. La matrice A era la matrice dei coefficienti del sistema, cioè era la matrice a11 a1n an1 ann, e supponiamo che il determinante di A sia diverso da 0. Queste sono le ipotesi. Allora, noi sappiamo che in questa ipotesi il sistema ammette una e una sola soluzione. Perché ammette soluzioni? Allora, il rango di A, essendo determinante diverso da 0, vale n. La matrice completa, se vi ricordate, è A con l'aggiunta della colonna B, è una matrice che ha n righe e n più 1 colonne. Il rango non può superare n, in particolare come minore c'è la matrice A, e quindi il rango è n come primo. Ok? Quindi questa condizione implica che il rango di A è uguale al rango di A di B, che è uguale a N. Quindi per Peluche e Capelli abbiamo che il sistema è compatibile. Poi, quando abbiamo dimostrato Peluche e Capelli, abbiamo fatto vedere che il sistema, un sistema compatibile, ha come soluzione uno spazio affine di dimensione n meno il rango della matrice. In questo caso n meno n, cioè 0. Ma allora chi è uno spazio affine di dimensione 0? È un punto.
è un punto, significa che riusciamo a eliminare tutte le incognite. D'altro canto, che questo sia, che la soluzione sia unica, lo vediamo anche scrivendo lo stesso sistema in forma matriciale. Il sistema si può scrivere così, dove x è il vettore colonna, x con 1, x con n. Il sistema lo possiamo scrivere come la matrice A moltiplicata per il vettore x uguale al vettore b. E allora questo equivale a dire che moltiplicando a sinistra per A meno 1, siccome sappiamo che le matrici con determinante diverso da 0 sono invertibili, questo l'abbiamo dimostrato, ma questo qui fa x, quindi questo è vero se e solo se x è uguale ad A meno 1 b. Quindi sappiamo che la soluzione è unica, sappiamo pure come si trova qualora avessimo già invertito la matrice A. Basta prendere la matrice A meno 1 e moltiplicarla per A. Ok? Qui le parentesi posso anche non metterle, le ho messe soltanto per sottolineare che x e b sono messi come vettori colonna, cosa che sarebbe anche superflua visto che la matrice A a destra la posso moltiplicare solo per un vettore colonna. Comunque, allora invece la regola di Cramer cosa dice? La regola di Cramer quindi dice, la tesi è questa, la tesi è che x con i è uguale al rapporto tra due determinanti. Allora, al denominatore mettiamo il determinante di A, che per ipotesi è diverso da 0, quindi vedete che tutto torna. E al numeratore mettiamo stavolta il determinante di una matrice che ha, guardate l'indice, non è più l'indice di Riga, l'ho messo in alto, quindi l'indice di Cohn, A con 1, A con I meno 1, poi B al posto di A con I, poi cerchiamo di lasciare un po' più di spazio, B, poi A con I più 1, fino ad arrivare ad A con N. Quindi semplicemente al numeratore abbiamo sostituito B al posto della colonna A con I. Facciamo il determinante, dividiamo per il determinante di A e deve uscire fuori x con i. Questa è la tesi della regola di Cramer. Adesso, questo lo possiamo cancellare perché erano delle considerazioni che abbiamo fatto per vedere che la soluzione esisteva ed era unica. Come dire, è una premessa. Non è l'enunciato della regola di Cramer. In questa situazione sappiamo che la soluzione esiste ed è unica. La regola di Cramer dice che tutte le incognite si trovano così. Quindi, volendo, se dobbiamo risolvere solo questo sistema qui, possiamo eventualmente evitare di fare l'inversa della matrice A e ci troviamo direttamente x con i la soluzione del sistema in questo modo. Va bene? Adesso questa regola di Cramer la dobbiamo dimostrare. La dimostrazione non è difficile, sono due righe. Purtroppo richiede un po' di... Allora, per ipotesi, cosa sappiamo? Noi sappiamo che x con 1, A con 1, più x con 2, A con 2, più x con n, A con n, è uguale a b. Ok? Quindi sappiamo che questo è lo stesso sistema, vedete, lo stesso sistema lo scriviamo un po' come ci pare usando le notazioni matriciali, a volte lo scriviamo come sistema così, a volte qua l'abbiamo scritto come una combinazione lineare
delle colonne di A uguale a B. E questa scrittura l'abbiamo fatta anche quando diciamo dovevamo dimostrare la condizione di compatibilità di Lucci e Capelli. Essendo il sistema quadrato potremmo scrivere anche A per X uguale a B, però a seconda delle convenienze lo scriviamo come diciamo. Quindi adesso se andiamo a fare determinante di, sopra ci mettiamo A con 1, poi arriviamo ad A con I meno 1, poi ci mettiamo B, poi ci mettiamo A con I più 1, fino ad arrivare ad A con M, e dividiamo per il determinante di A, tutto questo è uguale a che cosa? È uguale, vediamo se ce, se ce la faccio a farcela entrare, determinante di, allora A con 1 va bene, poi A con I meno 1 va bene, poi al posto di B sostituisco questa espressione qui, ci metto le parentesi verticali lunghe per far capire che è solo una colonna, che non sono 50 colonne, è solo una colonna della quale sto sostituendo esplicitamente l'espressione. Quindi qua c'è x con 1, a con 1, più x con n, a con n. E poi si continua con la colonna a con il più 1, fino ad arrivare all'ultima colonna a con n. Sempre tutto fratto il determinante di a, uguale uguale. Adesso, come vedete, questa colonna iesima, che è B, avendola scritta in quest'altro modo, è stata scritta come una combinazione lineare delle colonne di A. Ma noi abbiamo detto che mantenendo fisse le altre colonne, quelle diverse da quella iesima, le combinazioni lineari nel determinante si possono portare fuori. Cioè il determinante è una funzione lineare, cioè rispetto alle combinazioni lineari, e questo vale per tutte le colonne, anche per quella iesima. Quindi qua io posso scrivere che questo è uguale alla somma, diciamo per j che va da 1 fino a n, del, portiamo fuori x con j, poi qua ci mettiamo il determinante di che cosa? A con 1, A con I meno 1, qui ci lascio la colonna J, J sarebbe questo indice qua di colonna che varia da 1 fino a N, poi qua ci metto A con I più 1 e poi ci metto A con N. Tutto fratto il determinante di A. Ora, guardate bene, se J è diverso da I, come è fatta sta matrice? Per esempio, se j è uguale a 1, qua compare a con 1 e a con 1. Se j è uguale a 2, compare a con 2 e a con 2. Mettiamo che i sia maggiore di 2. Se j è diverso da i, che succede? Questa colonna qui, quante volte compare la matrice? Due volte. No, noi abbiamo sostituito la colonna, facciamo conto, la settima colonna. Se J è diverso da 7, J comparirà, la colonna con J comparirà al posto suo e poi al posto della colonna con 7. O no? In questo caso compare al posto A con I e poi compare al posto J, dove ci sta la colonna con J. Compare al posto I e al posto J. Quindi, questo determinante viene 0, una matrice che ha due colonne uguali ha determinante nullo. Se invece J è uguale a I, A con 1, A con I meno 1, A con I, A con I più 1, A con N, chi è? È proprio la matrice A. Quindi, cosa mi succede? Che di tutta questa somma a me rimane solo X con I, perché per J diverso da I, questo qua va a 0, quindi la somma non dà contributo. Quando invece J è uguale a I, X con I
x con j viene x con i, al numeratore viene determinante di a, al denominatore viene determinante di a, si semplifica e rimane x con i. È chiaro? E quindi questo conclude la dimostrazione. Dubbi? Perplessità? Incertezze? Ok? Sto spiegando l'ultimo passaggio, io non so come, non saprei come scrivere un altro passaggio intermedio. Sto dicendo, se j è diverso da i, in questa, nella matrice di cui stiamo facendo il determinante al numeratore, compaiono due colonne uguali, quindi il determinante fa 0. Quindi di tutta questa sommatoria rimane solo il caso quando j è uguale a i. Quindi posso cancellare la sommatoria e mettere qua, a posto di j, metterci i. Quando al posto di j ci metto i, potete far caso che al numeratore la matrice di cui facciamo il determinante è proprio la matrice A, quindi abbiamo determinante di A si semplifica e rimane soltanto x con i, che è quello che dovevamo dimostrare. Quindi la regola di Rammer funziona e quindi l'abbiamo dimostrato. Bene. Va bene? Ok. Allora, un'altra cosa che dovevamo dimostrare. Posso cancellare? È il teorema di Binet. Io allora, innanzitutto il tema di Binet, ricordiamo l'enunciato. A e B sono due matrici n per n, allora il determinante di A per B è uguale al determinante di A per il determinante di B. O in particolare, per esempio, quindi il teorema di Binet è facilissimo da enunciare, non è così altrettanto facile da dimostrare. Per esempio, se io vi dico, sempre in questo caso le matrici ovviamente quadrate, determinante di B per A è uguale al determinante di A per B, perché questo prodotto qui è commuta, mentre invece B per A può essere ben diverso da per B. Abbiamo visto che il prodotto di due matrici non è commutativo, però pur non essendo commutativo le due matrici A per B e B per A devono avere lo stesso determinante. È chiaro che stiamo parlando di una di quella. Quindi questo è l'enunciato. Il teorema di Binet l'abbiamo dimostrato in un caso particolare. Per quale matrice l'abbiamo dimostrato? Per le matrici triangolari superiori, questo ve lo ricordo. Che il fatto che fossero triangolari superiori non era importantissimo, devono essere anche tutte e due triangolari inferiori, funzionava uguale, ma era facile. Però è un caso molto particolare, perché in generale le matrici non sono affatto triangolari. Ok? Ecco, allora bisogna capire, però ci si può riportare alle matrici triangolari. Come? Allora qua il ragionamento lo voglio fare in maniera precisa, perché se lo andate a vedere, a me non piace fare tutte le dimostrazioni, non è che, però un po' per senso di completezza, ma soprattutto perché
voglio far capire che certe cose che noi facciamo si possono fare scrivendole in altro modo, e questo può essere utile. Allora, se vi ricordate, per fare mal determinante piuttosto che altre cose, piuttosto che risolvere i sistemi lineari, quando abbiamo visto col metodo di Gauss, insomma, come variante del metodo del PV o altro, noi abbiamo preso una matrice e l'abbiamo ricondotta a una matrice triangolare facendo delle operazioni di riga. Vi ricordate? Il metodo del PV. Allora, quali erano le due operazioni fondamentali che facevamo nel metodo del PV classico? Scambio e somma di righe. Somma a una riga di un multiplo di un'altra riga. Ok. Allora, partiamo da degli esempi. Supponiamo di avere una matrice 3x3. Supponiamo che io voglia sommare alla terza la prima, due volte la prima. Scusate, voglio sommare alla terza meno tre volte la prima, facciamo, oppure, sì, meno tre volte la prima, voglio, dove ci sta tre voglio far uscire tre, tanto per dire, giusto per far vedere che, non, che lo stiamo facendo con qualche scopo. Allora, la matrice diventa, la scrivo qua, 1, 2, meno 1, 2, 4, 3, 0, 2 per 3, 2 per meno 3 fa meno 6, più 1 fa meno 5, 3 più 1 fa 4. Ho sommato alla terza meno 3 volte la prima. Okay. Posso fare questa cosa in un altro modo? Sì, posso fare così. Posso fare 1, 0, 0, 0, 1, 0, meno 3, 0, 1, e poi fare il prodotto. Se fate questo prodotto, viene uguale. Provate. Allora adesso facciamo il prodotto. Uno si scontra solo con la prima riga. Andiamo a fare il prodotto, qua mi viene la prima riga copiata dal quadro. 0, 1, 0, quando vado a mettere in verticale, l'uno si scontra solo con la seconda riga e qua mi viene la seconda riga copiata dal quadro. Andiamo a fare invece il prodotto della terza riga con queste colonne qua. Allora abbiamo meno 3 più 0 più 3, 0. Meno 6 più 0 più meno 5. Più 3, più 0, più 4. Vedete? Non è altro che meno 3 per questa riga, più 1 per questa riga. Quindi quello che ho detto prima, parole, si può realizzare moltiplicando per un'opportuna matrice. Questa matrice come è fatta? Allora, sulla diagonale c'ha tutti uni. Perché sulla diagonale c'ha tutti uni significa che dove non devo addizionare la riga e il multiplo dell'altra riga, devo preservare le righe come stanno. No, se io qua mettessi 0 al posto di meno 3 verrebbe la matrice di prima, cioè. Mettere un numero fuori della diagonale, che significa? Significa che alla... Allora, questo meno 3 l'ho messo sulla terza riga, quindi significa che alla terza riga il meno 3 l'ho messo sulla prima colonna, sto aggiungendo meno 3 volte la prima riga. Quindi se io stavolta ho una matrice A, allora voglio sommare, voglio che la riga A con I diventi A con I più lambda volte A con J. Allora, qual è la matrice per cui devo moltiplicare a sinistra per ottenere questo risultato? Allora, sulla diagonale devo mettere tutti i uni.
e fuori della diagonale devo mettere tutti i zeri tranne che in un posto. Quale posto? Il posto c'ha due coordinate, una di riga e una di colore. Allora, riga iesima, colonna geiesima. Al posto di coordinate di G che cosa ci devo mettere? Lambda. E poi tutti i zeri. Qua ci sono. Qua ci metto uno zero grande, bello grande, per far capire che sono tutti zeri, anche qua. Qua mo, come ha disegnato la matrice, lambda l'ho messo sulla iesima riga seconda colonna, quindi vuol dire che gira qua la 2, però insomma non è che. Allora, sulla diagonale principale ho tutti uni, fuori dalla diagonale principale ho tutti zeri, tranne al posto di riga I, di coordinate I sulla riga e J sulla colonna. Perché? Quando andrò a fare. Adesso cosa mi verrà? Prima riga, quando vado a moltiplicare, questo uno lo metto in verticale, si scontra solo con la riga A1 e quindi mi viene A1. Qua mi viene A2. Quando arriva la riga iesima, io avrò due numeri diversi da zero. Lambda che si scontrerà con la riga geiesima, quindi lambda aj, più 1 che si scontrerà con la riga iesima, quindi verrà più a con i. Questo viene al posto iesimo. E poi le righe successive verranno a i più 1 fino ad a con n, come prima. Qua ci devo mettere anche che la riga precedente veniva a con i meno 1, insomma, me lo sono dimenticato, adesso non cancello, sennò diventa un inguacchio. Ci sono parole più belle di altre. Inguacchio è una bella parola, almeno eufonicamente. Ok? È chiaro il suo discorso? Quindi, se io metto lambda al posto di coordinate IJ nella matrice, vado a fare questo prodotto, ovviamente qua mi viene esattamente quello che volevo dire. Cosa abbiamo scoperto? Abbiamo scoperto che fare quel tipo di operazione, uno dei due tipi che facevamo, cioè sommare a una riga un multiplo di un'altra riga, corrisponde a moltiplicare la matrice a sinistra per una matrice che è precisa qua la matrice identica, tranne che per una posizione dove ci sta un certo numero. Se il numero abbiamo chiamato lambda, ci sta lambda. E dove sta lambda? Deve stare al posto di coordinate I e J, dove I è la riga che vogliamo verificare e J è la riga che vogliamo portare, diciamo, di cui vogliamo fare il multiplo moltiplicandola per lambda e raggiungere la riga precedente. Ovviamente questo lambda io per esempio adesso l'ho messo nella parte qua bassa, però poteva stare pure dall'altra parte, dipende se J è più grande di I o se è più piccolo di I. Ma in ogni caso questa matrice com'è? Triangolare. Non solo. Che determinante ha questa matrice? 1, perché è triangolare e ha tutti i uni sulla diagonale. Sulla diagonale. Allora, quindi questa qua è, per esempio, la possiamo chiamare P I J lambda, oppure la chiamiamo lambda, no, neanche, perché lambda non può moltiplicare tutto.
Ok? Chiamiamola così. È una matrice che ha tutti uno sulla diagonale e poi al posto di coordinate di J c'ha l'altro. Allora, il determinante di PIJ lambda sappiamo che fa 1. La matrice dopo la modifica, chiamiamola A'. Quindi io so che A' è uguale a PIJ lambda per A. Posso scrivere che il determinante di A' è uguale al determinante di PIJ lambda per il determinante di A o no? Certo che sì, perché se vi ricordate noi avevamo dimostrato a parte tramite la formula di Laplace che se io sommo una riga un multiplo di un'altra riga il determinante non cambia. Allora, io so che questo è uguale a questo, ma questo è uguale a 1 e quindi le cose tornano. Quindi io so che quando vado a moltiplicare, scusate, quando vado a sommare a una riga un multiplo di un'altra riga, questo è la stessa cosa che moltiplicare, per esempio, voglio che la riga i diventi la riga i più lambda j, allora devo moltiplicare per la matrice che ha tutti i uni sulla diagonale e poi c'è lambda al posto di j. Questa matrice l'ho chiamata PIJ lambda. Adesso la matrice nuova che ho ottenuto dopo aver moltiplicato a sinistra per questa matrice, cioè la matrice che alla riga i ha sostituito la i più lambda j, ha lo stesso determinante di prima, ma questa relazione la posso scrivere ricordandomi che il determinante di questa matrice faceva 1 e che il determinante dopo la modifica è uguale al prodotto di questi due determinanti. Questo è vero ogni volta che ci metto una matrice del tipo PJ lambda e per qualunque matrice A. Ok? Quindi questo qui è un fatto che abbiamo dimostrato, è un fatto, diciamo, facile da capire. Era l'unico tipo di operazione che facevamo? No, potevamo anche scambiare due righe. Adesso andiamo a vedere come si fa a scambiare due righe. Per esempio, vogliamo scambiare la riga 1 e la riga 3. Anzi, facciamo la riga 2 e la riga 3. Adesso, come si fa a scambiare la riga 3, 2 e la riga 3? Si prendono la riga 2, quasi c'è la matrice identica, se c'è la matrice identica I per A faceva A. Adesso, sulla matrice identica, prendete la riga 2 e la riga 3 e le scambiate. Fate la moltiplicazione e vedete che succede. Adesso, questo si sconda con la prima riga, in verticale, quando facciamo moltiplicazione tutti gli altri sono 0 e 1 si sconda solo con la prima riga, quindi la prima riga rimane inalterata. Questo invece si sconda con la riga 3, ma questo prodotto di questa riga per queste colonne mi darà la riga 2, quindi la riga 3 è andata a finire alla riga 2. Questo invece è... si scoderà con la riga 2 che quindi andrà a finire al posto della riga 3. Quindi
Stavolta quindi cosa volevo fare? Voglio scambiare la riga, le righe I e J. Allora, come devo fare? Allora, qui c'è il posto iesimo, qua c'è il posto jesimo, qui c'è il posto iesimo e qua c'è il posto jesimo. Allora, fuori di questi posti ho tutti uni. Su questi posti, sulla diagonale, ho zeri. Ma perché ho zeri? Perché fuori dalla diagonale ho tutti zeri tranne uno qua e uno qua. Cioè, la riga I e J, o se preferite in questo caso c'è simmetria, quindi anche la colonna I e J, le ho scambiate. Fuori di queste righe e queste colonne, tutto il resto è tutto zero. Lo scriviamo gli altri elementi, sono nulli, gli altri elementi della matrice sono nulli. Allora, questa matrice qua la moltiplichiamo per A e quello che otteniamo è che dopo aver fatto il prodotto qua avremo AI-1, poi AJ I più 1, poi quando arriviamo ad A con J meno 1, poi arriviamo A con I, A con J più 1, fino ad arrivare ad A con I. Non è la scrittura più bella del mondo perché devo evidenziare 8 righe, però vedete, tutte le altre righe sono rimaste uguali tranne A con I, A con J si sono scambiate tra di voi. A benissimo. Allora, questa matrice, diamo un nome pure a questa matrice, chiamiamola QIJ. Qua non ci sta lambda, quindi la chiamiamo QIJ per passo. Posso scrivere, quindi questa matrice qua la chiamiamo A primo, dopo la modifica. Posso scrivere che il determinante di A' è uguale al determinante di QIJ per il determinante di A? Per il determinante di A? Sì o no? Sì, sì. L'unica cosa che cambia rispetto a prima è che il determinante di QIJ quanto fa? Fa meno 1. Allora, QIJ com'è? Era matrice identica, ho scambiato due righe tra loro. Voi sapete che quando una matrice scambia due righe, abbiamo fatto il conto, il determinante cambia. Allora, questa è una matrice identica, il determinante 1. Adesso ha determinante meno 1. Però la matrice A aveva un determinante, la matrice A primo, che determinante ha? Anche qui ho scambiato due righe di posto, quindi la matrice A' ha meno determinante di A, determinante A' uguale a meno determinante di A, quindi vedete qua viene meno determinante di A, qua viene meno 1 per determinante di A, quindi fate il prodotto e vedete che sono uguali. Oh. Adesso
prendete la matrice A, ok? Anzi, chiamiamola ancora un po' più a destra perché ho bisogno di scrivere parecchie cose a sinistra. Cosa mi diceva il metodo del pivot? Io parto da A. Allora, prima cosa devo vedere se A11 è diverso da 0. Se A11 è uguale a 0, devo fare 1. Quindi qui eventualmente ci sta una matrice di tipo Q, oppure no. Cioè, se devo fare lo scambio devo mettere una matrice di tipo Q, per esempio Q1,3, che significa devo scambiare la colonna, la riga 1 con la riga 3. Ci può stare o non ci può stare? Poi, una volta che al posto di A11 avevo portato un elemento diverso da 0, cosa facevo? Facevo dovevo moltiplicare per P 2, 1 di un certo coefficiente lambda che era meno, vi ricordate, dovevo sommare alla riga 2 un multiplo della riga 1. Allora il quanto dovevo moltiplicare la riga 1 non lo scriviamo, lo mettiamo per brevità, però ci dobbiamo mettere una matrice che era P2,1, cioè dovevo sommare alla riga 2 un multiplo della riga 1, poi PN1, qua fatemi scrivere Q1I, io non lo so con quale la dovevo eventualmente scambiare, però qua so che dovevo sommare alla riga 2 un multiplo della riga 1. Poi che cosa dovevo fare? Dovevo fare Q2I, I era sempre, diciamo, I1, qua metteteci I2, I1, l'eventuale riga con cui scambiavo doveva essere maggiore di 1, I2 maggiore di 2 e così via. Poi qua ci mettete P3,2, PN2, arriva fino alla fine e alla fine ci mettevamo PN-1. Ho omesso alcuni dettagli, per esempio i numeri che diciamo dovevo, per cui dovevo moltiplicare la riga di sopra da aggiungere che sono. Alla fine cosa veniva? Veniva una matrice triangolare. Oh, un'altra cosa che devo sottolineare è il fatto che queste matrici non sono per forza presenti tutte quante, o ci possono essere, ci possono non essere. Per esempio, le matrici di scambio, se non dovevo fare nessuno scambio, non ci sta. Oh, questo si può dire in due modi, oppure sia che c'era che non c'era, oppure ci metto la matrice Q1,1 che è la matrice identica, Q2,2 che è la matrice identica. Anche qua le matrici di sommare una riga multiplo dell'altra servivano ad annullare certe cose. Se quelle cose erano già zero, questa matrice ci poteva essere e ci poteva non essere. Per fare l'esempio, supponiamo che ci siano tutte qua. Ora, se io voglio riscrivere questa relazione, queste matrici qua, diamo un nome più generico a queste matrici, chiamiamole per esempio R. Allora, la prima matrice che è presente la chiamiamo R1, R2, l'ultima la chiamiamo RK.
e sappiamo che viene T. Ok? Sono tutte matrici di uno di quei due D. Adesso se io voglio scrivere A a sinistra e voglio ottenere A moltiplicando la matrice T per qualcosa, per quanto la devo moltiplicare? Vediamo un po'. Io dico che la devo moltiplicare per l'inversa di RK e a finire per l'inversa di R1. No? Perché scrivete qua a destra T, cominciate a moltiplicare per l'inversa di RK. Se la matrice era uguale, quando moltiplico per l'inversa di RK sono ancora uguali. Poi che succede? Che queste due si cancellano, perché RK per RK meno 1 fa I. Quindi I poi è come, io la posso cancellare perché è l'elemento neutro della moltiplicazione della due matrici. Poi moltiplichiamo ancora per RK meno 1 alla meno 1, cioè l'inversa di RK meno 1. Allora che succede? Che dopo che ho cancellato queste, si cancelleranno questa con questa. E così via, le cancella una a uno, quando arrivo a R1 a meno 1 mi cancella anche l'ultima e quindi alla fine mi rimane a sinistra, mi rimane A. Quindi, cosa ho scoperto? Ho scoperto che la matrice A la posso scrivere come il prodotto di T per certe matrici che ho messo a sinistra. Queste matrici cosa sono? Cioè, cominciamo a vedere qual è, vi ricordate? Io avevo due tipi di matrici, una è la matrice QIJ. Qual è l'inversa di QIJ? Questo me lo dovreste rispondere da solo. QIJ cosa faceva? È la matrice che scambiava la riga I e la riga J. E l'inversa chi è? QIJ è questa qua, L'inversa chi è di QIJ? Era PJ. No, no. QIJ. Provate, facciamo un esempio. Prendete 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Moltiplichiamo per se stessa. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 1, 0. Non viene una matrice identica? Lo vedete? Prima riga, terza riga, che poi era la seconda, quindi la seconda torna a posto. Seconda riga di questa, che poi era la terza, e quindi la terza torna a posto. Quella matrice non fa altro che scambiare la riga I e la riga J. Se lo faccio due volte, le righe tornano a posto. Ok? Quindi, quindi è proprio uguale a come era prima. Quindi una di quelle due, se faccio l'immersa, non cambia. Andiamo a vedere l'altra. Andiamo a fare quella che avevamo chiamato PJ lambda a meno 1. Chi è? Adesso devo trovare, per esempio, facciamo nell'esempio, questa era P, era P 3 1 lambda, che alla riga 3 sommava lambda volte la riga 1. Adesso io voglio trovare una matrice qua che dopo la moltiplicazione, che dopo la moltiplicazione mi dia questa matrice qua. No, stavolta non è la stessa. Stavolta è
Vediamo un po'. Se io ci metto qua, ci devo mettere meno lambda e il resto è uguale. Allora, vediamo un po'. La prima lì, fate il prodotto. Allora, 1 si scontra con la prima riga, e la prima riga è 1, 0, 0. Quindi la prima riga deve essere uguale, diciamo, uguale a quella della matrice delta. 0, 1, 0, 1 si scontrerà con la seconda riga di qua, quindi la seconda riga di qua deve essere uguale a quella della matrice delta. Quando invece vado qui, allora, dal secondo posto in poi, siccome questa è la terza riga e le matrici sono 3x3, dal secondo posto in poi lambda si scontrerà con 0 e quindi 1 si scontrerà con l'ultima riga, quindi l'ultima riga dal secondo posto in poi deve coincidere con la matrice identica. Ma andiamo a fare A33. A33 viene lambda per 1 più 0 per 0 più 1 per qualcosa qua, ma siccome qua deve venire 0 se voglio che venga la matrice identica, se sopra viene lambda, sotto deve venire meno lambda. Quindi, allo stesso posto di dove prima mettevo lambda, ci devo mettere meno lambda. Questo vale nell'esempio, ma vale anche in generale. Quindi, l'immersa di questa è... Però, se ci fate caso, è una matrice dello stesso tipo. È una matrice dello stesso tipo. Cioè, è sempre una matrice che mi dà un'operazione di riga. Stavolta, però... Perché giustamente, qual è l'operazione inversa? Pensatela in questo modo. Prima quella matrice mi faceva un'operazione. Questa operazione qual era? Sommava la riga iesima lambda volte la riga jiesima. Se voglio tornare alla situazione precedente, che cosa devo fare? Devo sottrarre alla riga iesima lambda volte la riga jiesima. Prima c'è la somma lambda volte la riga jiesima, poi ce la sottraggo. La riga genesima non era stata modificata e quindi torno da capo. Quindi l'immersa di questa è questa. Ci siamo fino a qui? Quindi quello che io so è che queste matrici qua sono dello stesso tipo di quelle precedenti. Quindi so anche che il determinante di A è uguale al determinante di R1 a meno 1 per il determinante di RK a meno 1 per il determinante di T, o no? Allora, partite da destra, voi avete T, lo moltiplicate per RK a meno 1. Questa è un'operazione, è una matrice che vi fa un'operazione di riga, l'abbiamo appena dimostrato. Allora, il determinante del prodotto è uguale al prodotto determinante. Poi prendete questa matrice qua. Allora, se preferite, metto le parentesi. Cioè, supponiamo di aver fatto prima tutti questi prodotti, fatto da fare l'ultimo prodotto. Applichiamo. Io so che quando faccio un'operazione di riga, questa matrice qua, chiamatela B se vi pare, questa qua c'è R2 a meno 1, ricordate questo. A uguale una matrice che fa un'operazione di riga per B. Allora, il determinante di A era uguale al determinante della matrice che faceva l'operazione di riga, che era O1 meno 1, per il determinante dell'altra matrice. Nel nostro, quando l'abbiamo dimostrato, questa l'avevamo chiamata A e questa l'avevamo chiamata A primo, ma è la stessa cosa. Ok? Quindi da questa relazione otteniamo questa reazione sui determinanti. Ebbene, adesso, uno alla volta, potete andare avanti per induzione e li cacciate fuori tutti quanti. Quindi, determinante di A è uguale a determinante di R1 a meno 1
per il determinante di R2 a meno 1, per il determinante di R K a meno 1 per T. Ok? Che poi volendo qua il meno 1 potremmo anche togliere. Per quale motivo? Perché il determinante dell'operazione immersa, se l'operazione diretta aveva determinante 1, l'operazione immersa ha pure determinante 1. Se l'operazione diretta aveva determinante meno 1, l'operazione immersa pure ha determinante meno 1. Comunque io voglio arrivare al concetto, cioè il concetto è che ho potuto scrivere A come una matrice triangolare moltiplicata a sinistra per matrici che fanno operazioni di riga, e poi il determinante di A viene il determinante del prodotto di tutti questi determinanti in fila. Ok? Ah, chi sarà? Sarà proprio questa qua che andiamo a prendere nel teorema di... Bene, adesso andiamo a occuparci di B. Qua la faccio un po' più corta, anche perché sennò poi si perde il filo. Adesso prendiamo una matrice B. Allora, la matrice B la voglio far diventare triangolare. Però non lo voglio fare con operazione di riga. Per quale motivo? Se andassi a fare la stessa cosa sulla matrice B, quando io vado a mettere in fila A e B, A mi diventa una sfilza di matrici a sinistra, dove stava scritto, ecco qua, per T. B mi diventerebbe una sfilza di matrici, A diventerebbe R1 a meno 1, RK a meno 1, per T. B, diciamo, sarebbe S1 a meno 1, per SK, per SH a meno 1 per T'. Ok? Anzi, questo chiamiamola T' e questo chiamiamola T secondo. Quando le vado a moltiplicare non è una bella cosa, perché mi troverei le matrici di righe, poi una matrice triangolare, poi di nuovo la matrice che fanno operazioni di righe, e poi una matrice triangolare. Ma se io la matrice di riga la metto a destra, io non lo so, dovrei andare a fare altre dimostrazioni per vedere se posso applicare la regola del determinante del prodotto con il prodotto del determinante. Invece io questo non lo faccio e voglio far diventare B una matrice triangolare con operazioni di colonna. Posso farlo? Come no? Come prima dovevo annullare, alla fine il metodo del pivot a cosa serviva? Serviva a annullare tutti gli elementi che stavano in questo triangolo qua, eventualmente modificando gli elementi sulla diagonale. Ok? Allora, posso farlo allo stesso modo con operazioni di colonna? Sì. E come posso farlo? Da quale elemento devo partire stavolta? Prima io partivo da questo elemento qua per annullare, facendo operazioni di riga, tutti quelli che stavano sotto. Se voglio usare operazioni di colonna, devo partire da questo elemento qua, se è diverso da 0, sommando un multiplo di questa colonna alle colonne precedenti, posso annullare
tutta la roba che sta qua. O no? Adesso fare un'operazione di colonna, che significa? Per esempio, supponiamo che io ho questa matrice qua. Allora, fare un'operazione di colonna, vedremo che significa. Allora, io voglio sommare alla seconda colonna la terza colonna. Cioè voglio ottenere questa matrice qua, 1, 1, 3, 1, 2, 2, 1, 3, 0, 1. Per esempio, questa è diversa da 0, allora voglio annullare prima questo, poi dopo allo stesso modo annullerò il posto dove sta 3. Per quando devo moltiplicare? Per quando devo moltiplicare? Beh, allora, vedete che qua devo moltiplicare mettiamo che qua c'era meno 2 e allora qua mi viene 4, 3, 0, cioè voglio sommare alla seconda colonna il doppio della terza, ok? Allora, 2 più 2 fa 4, 1 più 2 fa 3, meno 2 più 2 fa 0, ok? Così, perché sennò poi metterò due uni e poi dopo non capire. Allora, a questo punto dico che io qua devo moltiplicare per 1, 1, 1 e qua ci devo mettere 2. Provate. Adesso qua viene 1, poi il secondo elemento viene 0 più 2 più 2 che fa 4 e poi mi viene 0 più 0 più 1 che fa 4. Provate con la seconda riga, 2, poi mi viene 0 più 1 più 2 che fa 3 e poi mi viene 0 più 0 più 1 che fa 1. Provate con la terza riga, mi viene 3 più 0 più 0 fa 3, poi mi viene 0 meno 2 più 2 che fa 0 e poi l'ultimo elemento mi viene 0. Vedete che funziona. Quindi stavolta cosa ho dovuto fare per sommare alla seconda colonna il doppio della terza? Ho dovuto moltiplicare per una matrice come quella di prima, c'aveva tutti uni sulla diagonale e un elemento fuori la diagonale. L'elemento fuori la diagonale è lambda, cioè il coefficiente che si deve portare al multiplo della colonna che voglio sommare, che poi deve essere addizionata, diciamo, la colonna J che deve essere addizionata alla colonna I. Però in che posto deve stare questo lambda stavolta? Vedete che sta nel posto di coordinate 3, 2. 3 è sempre la colonna che devo addizionare, quindi come prima. È esattamente la stessa matrice di prima, è P, soltanto che la devo moltiplicare a destra. Ok? Irem, quindi questa qua è esattamente P. I, J, lambda o P, J, I, lambda, perché io stavolta voglio sommare alla seconda il doppio della terza. Questo sta nel posto 3, 2, 3 e J è quella che voglio sommare e 2 è il posto dove la voglio andare.
però sembra una matrice come quella di prima. Se invece volessi scambiare due colonne, anche qui dovrei moltiplicare a destra e non posso moltiplicare a sinistra, perché se moltiplico a sinistra scambio due righe. Per quale matrice? Per la matrice QIJ, come era prima. QIJ scambia I e J, però moltiplicando a destra scambia la colonna I e la colonna J, moltiplicando a sinistra scambierà la riga I e la riga J. Quindi cosa scopro in questo modo? In questo modo io faccio pari pari il metodo del PV, cioè avevo B, moltiplicherò per Q1J, scusate, QNJ, che avevamo detto dovevo partire dall'ultima colonna, eventualmente l'ultima colonna la devo scambiare con un'altra, eventualmente. Quindi questa matrice QS ci vuole S. Poi che devo fare? Devo moltiplicare per la matrice n-1 n con un certo coefficiente lambda, poi fino ad arrivare a n. Questo perché devo sommare a la colonna, no, al contrario, devo sommare un multiplo della colonna n a un multiplo della colonna 1. Poi ci avrò qn-1, qua c'è jn, qua c'è jn-1 e così via. Insomma, sono tutte matrici che fanno operazioni, sono matrici come quelle di prima, soltanto che moltiplicate a destra stavolta fanno operazioni di queste matrici, quelle almeno presenti, alla fine uscirà una matrice triangolare superiore. Perché vedete, io con questo ci annullo quelli a sinistra, poi vado sopra, prenderò questo qua e con questo ci annullo quelli a sinistra e così via. Se questo qua non è uguale a 0, uno su questi elementi sarà diverso da 0 e farò lo scambio, esattamente come nel metodo di prima. Soltanto che invece di farlo riga per riga dall'alto verso il basso, lo faccio colonna per colonna da destra verso sinistra. Alla fine cosa scriverò? Avrò che B per S1 per SK farà, allora qua ci abbiamo messo T primo e qua ci mettiamo T secondo, ok? A questo punto B chi è? B è T secondo per SK meno 1 per S1 a meno 1. Oh, l'indice l'ho chiamata S perché non so se è una matrice di tipo Q o di tipo T, l'ho semplicemente numerata, ok? Dopodiché per ricavarmi B ho dovuto invertirle, e poi le inverse siano o la stessa matrice di prima o la matrice di prima con il lambda cambiato di segno, questo poi poco conta. Quello che conta è adesso che se io voglio scrivere A per B, scusate la lunghezza, però passo passo io preferisco far capire una cosa alla volta, capisco che è lunga la faccenda, però A per B adesso come lo potevo scrivere? L'avevo scritto come R1 a meno 1 per RK a meno 1 per T primo per T secondo per A. Qua non sono sicuro che siano le stesse di prima, quindi ci metto A, perché vabbè, le numero dico che sono K, però quelle di prima ho detto che sono K, se queste sono un numero diverso saranno H. Quindi come qua ho dovuto mettere, non posso usare T e T, ho dovuto mettere T primo e T secondo, anche qui dovrò usare SH meno 1, S1 meno 1.
Adesso però, se io faccio il determinante di A per B, guardate come sono fatti questi prodotti matriciali. Queste sono tutte matrici che mi fanno operazioni di quel tipo che abbiamo considerato prima, che quindi se moltiplicate a sinistra mi fanno operazioni di riga, se moltiplicate a destra mi fanno operazioni di colore. Queste sono due matrici triangolari e poi a destra abbiamo di nuovo tutte matrici di quel tipo là. Allora, facendo lo stesso ragionamento di prima, questo lo posso scrivere uguale al determinante di R1 meno 1 per il determinante di Rk meno 1 per il determinante di primo e di secondo per il determinante di Sh meno 1 per il determinante di S1 meno 1. Questo fatelo riscrivere un po' più su. Va bene? Oh, questo passaggio qua si fa un passo alla volta come l'ho fatto per la matrice A o come lo farei per la matrice B. Qua, quando moltiplicate per una matrice che fa operazione di riga, qualunque sia la matrice a destra, state facendo operazione di riga, quindi è vero che il prodotto del determinante è uguale al determinante della matrice di sinistra per il determinante di destra. E quindi questi a uno li cacciate fuori a sinistra. Allo stesso modo questi a uno li cacciate fuori a destra. Vi rimane questo, però stavolta le matrici sono triangolari super. Per le matrici triangolari superiori noi avevamo dimostrato che il teorema di Binet è valido. Quindi questo qui, l'ultimo passaggio è che questo è uguale al determinante di primo per il determinante di secondo. Anzi, il penultimo passaggio. Perché adesso, se andate a rivedere quello che avevamo scritto sopra, fino a qui ci mettete questo, che cos'è? È il determinante di A. E analogamente questo, per tutti questi qua, chi è? Allora, andate a sostituire chi è? Il determinante di A e il determinante di A. E la dimostrazione è finita. Allora, capisco che non sia la dimostrazione più bella del mondo, e capisco anche che se vogliamo scriverla come si scrive sul libro, diciamo, dovremmo perdere altre 40 minuti. Chiaro? Però a me non interessa, diciamo, forse se stavamo in matematica la facevo in maniera diversa, più pulita, più formalmente corretta, però anche lì, diciamo, a me interessa soprattutto sottolineare il concetto. Il concetto è che la matrice A si può scrivere come una matrice triangolare per moltiplicata a sinistra per delle matrici che fanno, per quelle matrici chiamiamole speciali, le matrici cioè che se vengono moltiplicate a sinistra mi scambiano due righe oppure sommano una riga un multiplo di un'altra riga. Viceversa, la matrice B si può scrivere con una matrice sempre triangolare superiore moltiplicata a destra per matrici dello stesso tipo. A questo punto, andando a sostituire il prodotto A per B queste espressioni, io scopro che quando vado ad applicare, vado a calcolare i determinanti di A per B, scopro che tutti questi determinanti delle matrici speciali a sinistra li posso cacciare fuori a uno, perché quando moltiplicavo per una matrice speciale, qualunque era la matrice a destra e qualunque era la matrice speciale a sinistra, valeva sempre che il determinante della matrice speciale per il determinante della matrice era uguale al determinante del prodotto. Stessa cosa a destra. A questo punto mi rimane unicamente in mezzo il determinante del prodotto T' per T secondo, ma T' e T secondo sono due matrici triangolari, quindi il determinante del prodotto è uguale al prodotto del determinante.
rimettendo tutto insieme, la parte di sinistra mi fa il determinante di A e la parte di destra mi fa il determinante di B. E questo conclude, diciamo, la dimostrazione di Binetti.